Allora, i mini future sono uno strumento che hanno una duplice valenza, possono essere utilizzati per prendere una posizione, quindi per assumersi dei rischi e quindi ricercare un rendimento, oppure per coprire una parte del portafoglio che già di per sé è rischiosa. Quindi, ad esempio, se vogliamo investire su, ad esempio, non so, una qualche commodity, ad esempio sul WTI, possiamo utilizzare ad esempio un mini long o un mini short per prendere una posizione speculativa sul sottostante, oppure anche per fare trading di breve periodo. Se invece siamo in una situazione diversa, in cui noi abbiamo solo il nostro portafoglio e vogliamo diciamo, togliere dei fattori di rischio dal nostro portafoglio, possiamo sempre rivolgersi alla stessa tipologia di strumenti, mini futures, con un'ottica un po' diversa, quindi a coprire dei rischi. Ad esempio, il caso più classico può essere: ho un portafoglio diversificato in cui all'interno ci sono varie fonti di rischio, non so, l'azionariato, l'obbligazionariato, l'obbligazione, le valute, e all'interno di questo portafoglio trovo ad avere dei fondi, degli ETF o altri strumenti che vanno a colpire, che vanno a prendere il loro rendimento e il rischio ad esempio, dal FTSE MIB. Solo che non posso naturalmente liberare il mio portafoglio solo per navigare più sereno in caso di festo, in caso di momenti di eccezionale volatilità. Possiamo però coprirci, quindi essere immuni dalle performance del FTSE MIB per dei periodi piuttosto brevi nel tempo, o anche diciamo un pochettino più lunghi, comprando un mini futures short sul FTSE MIB. Andiamo prima però magari a rivedere un po' la struttura dei mini futures. I mini futures sono dei certificati. Quindi diciamo dei certificati a leva, della stessa tipologia più o meno dei turbo, in cui il loro prezzo viene calcolato in maniera molto semplice e trasparente come differenza tra il valore del sottostante e lo strike. Questa differenza viene divisa per la parità e per il tasso di cambio, nel caso ci rivolgiamo a strumenti al di fuori dell'area euro, e è immune alla distribuzione dei dividendi e non è influenzato dalla volatilità implicita. Quindi praticamente riusciamo sempre a vedere da cosa è composto il prezzo del mini futures stesso. I mini futures, abbiamo detto, sono dei prodotti a leva, e anche la leva, nonostante sia variabile, viene calcolata con una formula piuttosto trasparente, quindi il valore del sottostante diviso il prezzo del mini per il tasso di cambio per la parità. Siccome il valore del sottostante, il prezzo del mini e il tasso di cambio variano in maniera dinamica a seconda di come si muove il mercato, la leva dei mini futures è anch'essa una caratteristica dinamica. Questo ha due principali conseguenze. Il primo è che non soffrono del cosiddetto compounding effect, dell'effetto dell'interesse composto, e dall'altro lato, essendo una leva variabile, noi emettendo con dei livelli differenti, abbiamo delle leve che sono differenti, un po' per tutti i gusti. Naturalmente, una volta che compro mini futures, il prezzo è calcolato come valore del sottostante meno lo strike, e nel momento in cui compro blocco questo prezzo e quindi blocco un certo tipo di leva che rimarrà costante fino a che non andrò a vendere o a smobilizzare la posizione. Diciamo, all'interno di una copertura di portafoglio è possibile, diciamo, un po' giocare con le varie leve, ossia. Per ottenere la stessa copertura sono disponibili diverse strade: andare a utilizzare un mini futures con leva più contenuta, e a questo punto la possibilità di perdere la copertura è piuttosto piccola, oppure andiamo a giocare con delle leve più elevate. In questo caso il costo della copertura è molto contenuto, ma ahimè, se il mercato non dovesse rendere inutile la copertura, quindi non so, ad esempio del FTSE MIB salire, è più facile che io perda la copertura, ossia che vada a toccare il livello di knockout. Quando il livello di knockout viene toccato, il prodotto si annulla e quindi la copertura viene persa. Naturalmente, dal momento in cui entro nella posizione, e se diciamo, ho comprato un numero giusto di mini fino al livello di knockout, il mio portafoglio continua a essere assolutamente immunizzato dai movimenti di mercato. Il problema è che una volta che il prodotto fa knockout, la copertura viene persa.